scorci di campi coltivati, di canali di irrigazione, di luoghi che ai più sfuggono agli occhi, pur rimanendo sempre cari ai cuori e ai ricordi, almeno per chi è cresciuto nel territorio del Basso Vicentino. È stato salutato nei giorni scorsi, prima di Natale, l'artista vicentino Nereo Cremonese, autore di quadri e dipinti che sono stati oggetto di mostre in più occasioni a Sossano e dintorni, il paese dove ha vissuto fino a quando l'anima del pittore ha lasciato per sempre la sua terra per salire in cielo. Una prospettiva diversa da cui osservare il suo mondo intorno e riportarlo a modo suo. Sabato l'anziano artista aveva compiuto da poco 93 anni e è stato salutato dalla comunità locale, da località Colloredo, dove ha trascorso gli ultimi scampoli della vita, in parte dedicata all'arte, mettendo a frutto le abilità scoperte in età fanciulla con tavolozza e tela, e che allo stesso modo gli aveva dato i natali nella casa di famiglia. Classe 1930, testimone della Seconda Guerra Mondiale, memoria storica degli accadimenti della zona del Basso Vicentino. Le sue opere nel tempo avevano più volte travalicato i confini non solo della terra natia, ma anche quelli del Veneto e persino nazionale, ricevendo premi e attestati di merito ai suoi lavori per la capacità di riprodurre paesaggi ancestrali e bucolici, ricercandoli come pietre miliari dove ancora presenti o facendoli riemergere dalla memoria, dipingendoli con maestria, dosando con mano nobile la poesia dei colori nelle diverse stagioni.